Signor Geoffrè, buongiorno. Buongiorno. Senta, quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? Se ricordo bene, il 15 giugno. Di quest'anno? Di quest'anno, sentenza. Senta, lei in quel momento era libero o detenuto? Detenuto. Era detenuto in un particolare regime? Sì, in isolamento assoluto con il 41 bis. 41 bis quando le è stato applicato? A termine, se ricordo bene, mi è stato notificato prima di arrivare a Novara. Sì, quindi nell'immediatezza del suo arresto? Sì, dopo 10 giorni, cioè dopo pochi giorni, un paio di settimane massimo. Sì. Ricorda quando è stato tratto in arresto? Il 16 di aprile. Del 2002? Sempre del 2002, sì. Sì. Lei in quel momento era ricercato dalla polizia, era latitante? Sì. Da quanto tempo era ricercato dalla polizia latitante? A circa 8 anni. In relazione a quali processi, e se lo ricorda in linea di massima, per quali reati lei era latitante e ricercato dalle forze di polizia? Come primo procedimento mi ricordo che c'è un mandato di cattura per l'omicidio Lima e poi successivamente per altre fatte, nonché le stragi di Capaci, Falcone e Borsellino. E poi altri procedimenti che mi sono state notificate in seguito. Lei ricorda più o meno il numero delle ordinanze di custodia cautelare in carcere? Se ricordo bene, sono più di 10. Più di 10, benissimo. Circa 13, se sì. Ricordo bene. Lei in quel momento aveva riportato condanne definitive? Cioè era ricercato anche per espiare la pena? Sì, se ricordo bene, sì, per associazione mafiosa. Senta, quando lei è stato tratto in arresto il 16 aprile 2002, lei faceva parte di Cosa Nostra? Sì. Quando ha iniziato a far parte di Cosa Nostra? È l'80. Ecco, può dire, nell'80 lei è stato, come si dice di solito, formalmente combinato? Sì. Ecco, in quali circostanze lei ha avuto i primi contatti e come è stato inserito nell'ambiente di Cosa Nostra? Cioè, in altri termini, come si è arrivati alla sua combinazione? Perché lei diventa, come si dice in gergo, uomo d'onore? Divento uomo d'onore perché antecedentemente agli anni 80 comincio a frequentare alcuni uomini d'onore del mio paese, Caccano. Tra i più importanti ricordo Guzzino Diego e Stanfani Casio, che poi successivamente, diciamo, è anche un mio parente per mezzo di mia moglie. Successivamente sono anche affiancato da altre due persone appartenente alla famiglia di Caccano, Puccio Salvatore e Puccio Michele, e diciamo che con questi inizio dei piccoli danneggiamenti, dei piccoli furti, cioè sono quelle persone, diciamo, che un pochino mi studiano e mi insegnano le cose principali, diciamo, di Cosa Nostra. E appositamente frequento il mulino di cui proprietari Guzzino e Intile, cioè ben presto, diciamo, anche prima di essere combinato, di fare parte ufficialmente della famiglia di Caccano, mi
conquisto la fiducia delle suddette persone. Lei in quel momento chi era dal punto di vista, diciamo, sociale? Aveva un lavoro, lavorava, che cosa faceva nella vita? Ero un insegnante, come ho detto sono perito agrario e facevo dei corsi di formazione professionale in agricoltura in campagna. Queste persone che lei ha nominato, Guzzino Diego, lei ha parlato di Intile. Intile come si chiama di nome di battesimo? Intile Francesco, sì. Si chiamava perché è morto. Sì. Queste persone che lei ha nominato, con che modalità entra in contatto con queste persone? Come si avvicina a queste persone che già, se ho capito bene, sono, diciamo così, mafiose e lei non lo è ancora? Diciamo che le persone che io avvicino per prime sono stanfa nei casi, perché poi c'è un rapporto di parentela, perché io sono fidanzato con la sua nipote, con l'attuale moglie che ho. Cioè, da questo discorso poi diciamo che conosco il Puccio Michele, il Puccio Salvatore, che abitano nella stessa contrada dello stanfa. Sì, quindi... E successivamente, come ho detto, comincio a frequentare assiduamente nei momenti, cioè quando non lavoro, il mulino del Guzzino e dell'Entile. Quindi diciamo che è tramite lo stanfa che lei ha questo contatto? Sì, diciamo che la prima persona che io entro in contatto, diciamo, con una certa fiducia e con una certa assiduità, appositamente questo stanfa nei casi. Sì. Che rapporti c'erano tra, ci sono tra questa persona e allora sua fidanzata, ora sua moglie? Diciamo che lo stanfa Nicasio era fratello del papà di mia moglie, zio. Come si chiama il papà di sua moglie? Stanfa Ciro. Perfetto. Oh, e lei a un certo punto, abbiamo detto nell'80 viene combinato, può riferire al tribunale le circostanze della sua combinazione? Chi era presente, chi era il suo padrino, che cosa è accaduto e con quale rito è stato combinato? Cioè, la funzione delle suddette persone, in modo particolare di stanfa e di Puccio e del Guzzino Diego, era appositamente quello di curarmi, come ho detto antecedentemente, e nello stesso tempo vedere e studiare un pochino il mio modo di comportarmi, il mio modo di pensare, perché questo è importante prima di entrare in Cosa Nostra. Successivamente, quando hanno reputato che avevo le condizioni per poter entrare in Cosa Nostra, cioè fare parte della famiglia mafiosa del mio paese, in una circostanza in cui un altro dei fratelli di stanfa Nicasio, che si trovava e si trova in America, in questo periodo si trovava a Caccamo, e durante questa sua permanenza sono stato convocato, cioè da questo stanfa Giovanni, dallo stanfa Nicasio, fratello di stanfa Giovanni, sono stato invitato, convocato a recarmi un pomeriggio presso la casa di Guzzino Giovanni. Sono stato, una volta che sono entrato... Mi scusi, signor Giuffre, Guzzino Giovanni rispetto alla persona che le ha nominato prima, Guzzino Diego, chi è? Il padre. Perfetto, continui. Una volta che sono entrato nella sua abitazione, sono stato messo in disparte e sono stato un pochino di tempo a solo, assieme a me.
vi era un altro fratello degli Stampa di cui ho parlato, Stampa Salvatore. Entrambe siamo messe come isolate in una stanza. Dopo un pochino, 15 minuti circa, è stato chiamato Stampa Salvatore e io sono rimasto solo. Dopo un po' di tempo sono stato chiamato pure io e sono stato portato in una stanza dove c'erano altre persone. E mi è stato detto che se a me faceva piacere, da quel momento in poi potevo fare parte alla famiglia di Caccamo e stare insieme a loro e collaborare assieme a loro in tutto e per tutto. La mia risposta è stata affermativa da parte del cugino Giovanni, che diciamo che è la persona forse più anziana dei presenti. Mi è stato indicato di scegliermi una persona dei presenti come padrino. Ho scelto Stampa Giovanni e successivamente è stata presa una santina con un ago, mi è stato punto l'indice della mano sinistra, me lo hanno stretto per far uscire qualche goccia di sangue che è stato unto nella santina, e successivamente il cugino Giovanni sempre mi ha fatto fare il seguente giuramento, cioè hanno acceso la santina e accesa me l'hanno messo nella mano e me la passavo da una mano all'altra per non bruciarmi, e giuravo di essere fedele a Cosa Nostra e se non fosse è stato fedele, se avessi tradito, le mie carni sarebbero bruciate come quella santina. Fatto questo, diciamo che sono diventato a tutti gli effetti uomo d'onore della famiglia di Caccamo. Tra i presenti che c'erano in questa circostanza ricordo Ciccio Intima, che poi successivamente mi è stato presentato come il mio rappresentante e come il capo del mandamento di Caccamo. Inoltre tra i presenti ricordo, come ho detto, Stampa Giovanni, Stampa Nicasio, Guzzino Diego, Guzzino Giovanni, Puccio Salvatore, Puccio Michele,
Nicosia Filippo, stampa Salvatore, che questo era stato convenato in precedenza a me. E in questo momento non mi ricordo altre persone. Sì, mi ricordo che mi è stato detto che mancava una persona molto influente della nostra famiglia, che non era presente, Lorenzino di Gesù, Lorenzo di Gesù, che poi successivamente mi è stato presentato dopo pochi giorni, cioè sono stato portato a Palermo, se ricordo bene c'era il cugino Diego, non mi ricordo se c'era l'intile Francesco, e mi è stato presentato. Ricordo di questo una frase: ora anche tu sei diventato ricco, morisse in siciliano, dice ora diventassi ricco pure tu. Io questa frase lì per lì mi è infervorato, perché ero molto contento di fare parte di Cosa Nostra, diciamo che non l'avevo capita. Poi piano piano l'ho cominciato a capire. Sì, senta, in quel momento, quindi dopo la combinazione, praticamente le viene rappresentato che, l'ha già detto prima, il rappresentante, se ho capito bene, del mandamento di Caccamo è? Intile Francesco. Cioè, oltre ad essere il capo del mandamento, è anche il rappresentante della mia famiglia di Caccamo. Oh, quindi ricopriva una duplice funzione, se ho capito bene. Perfetto. Sì. Senta, in quel momento lei ha saputo il mandamento di Caccamo, quali territori ricomprendeva e da quali famiglie era costituito? Sì. Nel momento della sua combinazione. In quel momento facevano parte del mandamento di Caccamo, oltre a Caccamo, Ventimiglia di Sicilia, Trabia, Termini Merese, Sciara, Cerda, Montemaggiore, Versito, Aliminusa e San Nicola l'Arena, cioè borgata di Trabia. Sì. Senta, successivamente alla combinazione, lei è stato presentato come uomo d'onore, come componente della famiglia mafiosa di Caccamo, ad altri membri dell'organizzazione, ad altri componenti, ad altri uomini d'onore? Lei ha già fatto il nome di Gesù. Di Gesù faceva parte, perché è deceduto, della mia famiglia di Caccamo. Successivamente sono stato presentato ai rappresentanti dei vari comuni del nostro mandamento, cioè alla rappresentante di Ventimiglia, Trabia, Termine, Cerda, anche se diciamo che non c'era un vero e proprio rappresentante, perché il vecchio rappresentante era stato ucciso, Montemaggiore. Chi erano queste persone all'epoca? Parliamo degli anni Ottanta. Per quanto riguarda il rappresentante di Ventimiglia, era una persona, il cognome non mi ricordo perché di questo tempo che è morto, cioè ci dicevamo noi Uzzu Costantino,
per quanto riguarda Trabia, non mi ricordo se il Totuccio Rinella era già in carica o era ancora in carica il giancatore Giuseppe. Trabia c'era Gaeta Giuseppe, un punto di riferimento. Gaeta Giuseppe dov'era, mi scusi? Termini Merese. Sciara, mi ricordo che poi successivamente mi è stato presentato il dottore Randazzo. E c'era, mi erano state presentate il biondolillo Francesco, Rosolino Rizzo non ricordo se era stato a quel tempo combinato oppure no, Montemaggiore se ricordo bene c'era Gullo Giovanni, antecedentemente al Gullo Giovanni c'era il padre di Giovanni Giannuzzo Giallombardo. Sì. Senta, può riferire le circostanze, già fatto cenno prima, nelle quali conosce di Gesù Lorenzo, come gli viene presentato, con chi era? Di Gesù Lorenzo era, come ho detto, sono sceso a Palermo e se ricordo bene questo incontro è avvenuto in via Francesco Crispe, all'ufficio di Filippo Realmuto. C'era lì un appuntamento, poi sono stato chiamato in disparte, cioè assieme al di Gesù, e in questa circostanza lì mi è stato presentato il di Gesù Lorenzo. Ma l'è stato presentato come? Come uomo d'onore della mia famiglia. Sì. Componente della famiglia di Cacca. Sì. Oltre al di Gesù ha conosciuto altre persone, oltre a quelle che ha già nominato? Di Carcamo parliamo. Di Carcamo vi erano poi altre persone che ora sono, diciamo, decedute. Vi era per ipotesi un Giovanni Di Bella, un Giovanni Muriella che era allora il consigliere della mia famiglia. Se ricordo bene c'era, anche se in questa perché era un pochino vecchio, c'era il Colletti Gioacchino, padre di Salvatore Giovanni e Filippo, uomo d'onore pure. E se ricordo bene c'era anche un Colletti Filippo. Sì. Senta, successivamente il territorio del mandamento, che lei sappia, si è modificato, si è allargato, ha acquisito altri territori? Originariamente ancora, come ho detto, ma questo se ricordo bene poi mi è stato detto successivamente in seguito, il padre del dottore Giallombardo Giovanni, non mi ricordo come si chiamava, che era il vecchio rappresentante di Montemaggiore, aveva anche competenza su Aliminusa e su Cerda, però poi il discorso, diciamo, a causa dei continui litigi tra gli uomini d'onore di Cerda, il Giallombardo non ha voluto più avere a che fare con questo paese e diciamo che il Giallombardo ha pregato allora a Ciccio Entiles e non ci voleva avere a che fare più con non Cerda. Diciamo che questo è il mandamento originale di Caccamo. Successivamente il mandamento si è allargato, si è ampliato e dopo l'uccisione di Gigino Pizzuto
è, diciamo, è l'avvento dei Corleonesi, il mandamento originario di Castronuovo di Sicilia è stato ammesso al mandamento di Cacamo e precisamente sotto Ciccio Intile. Ricordo che questo mandamento, appositamente il mandamento di Castronuovo, è composto da altri paesi: Lercara, Vicari, Roccapalumba, Alia, Valle d'Olmo. Da quel momento in poi e fino al mio arresto, i due mandamenti sono stati unificati in uno solo. Senta, Pizzuto, che lei ha nominato, chi era? Il capo mandamento di allora, Gigino Pizzuto. Di quale mandamento? Castronuovo di Sicilia. Sì. In che contesto viene ucciso Gigino Pizzuto? Lei lo sa? Gigino Pizzuto era una persona vicina a Stefano Pontate. Con l'avvento, come ho detto, dei Corleonesi, è stata definita una persona inaffidabile e quindi è stato ucciso. Senta, questo fatto, questo allargamento del mandamento, da un punto di vista temporale, ovviamente nei suoi ricordi sono fatti accaduti molti anni fa, quando lo possiamo collocare? Cioè, diciamo, dopo breve tempo dell'uccisione di Gigino Pizzuto, viene chiamato Ciccio Intile, viene chiamato sia dal Riina e poi successivamente, cioè dal Provenzano, e gli viene affidato ufficialmente, diciamo, il mandamento di Castronuovo. Cioè il mandamento di Castronuovo, dopo un breve periodo dell'uccisione, penso che saremo intorno all'82-83. Sì. Senta, in questi anni, ecco, quali erano, mi pare di capire che il rappresentante del mandamento e della famiglia era Ciccio Intile, ecco, io vorrei sapere, in questi anni in cui lei è rimasto, è stato uomo d'onore, quindi semplice affiliato alla famiglia di Caccam, quali erano i suoi rapporti con Intile Francesco e poi con Guzzino Diego? Diciamo che in un primo tempo i miei rapporti sia con l'Intile Francesco che con il Guzzino Diego erano ottimi, in modo particolare con il secondo, con il Guzzino Diego. Successivamente i miei rapporti con il Guzzino Diego sono andati sempre più deteriorandosi a causa del suo matrimonio. Ecco, possiamo spiegare perché si sono deteriorati i rapporti con Guzzino Diego? Si sono deteriorati perché cioè il Guzzino Diego da diverso tempo era fidanzato con una ragazza baratta, Giovanna, l'attuale sua moglie, e di cui la famiglia, antecedentemente al mio ingresso
nella famiglia mafiosa appositamente di Cacamo, era contraria, per buona parte era contraria a questo matrimonio, addirittura a questo fidanzamento. Io, come ultimo arrivato, diciamo che di queste cose ne cominciavo a prendere nota e conoscenza man mano che andavo prendendo confidenza con i discorsi familiari della mia famiglia appositamente. E comincio ad avvicinarmi sempre più a Ciccio Gentile e ben presto entro nella sua fiducia. E in un primo tempo il cugino accompagnava sempre il Ciccio Gentile nei suoi spostamenti e dentro il mandamento e fuori dal mandamento. Piano piano questa funzione l'ho andato acquistando io, anche se ero un po' dispiaciuto di questo, per fare una parte poco bella al cugino Diego. Ma il Ciccio Gentile allora mi ha detto: se tu mi vuoi accompagnare, da questo minuto in poi lo puoi fare, perché mio cognato non ha più i requisiti per io portarlo davanti ad altre persone di fuori e dentro il mandamento. Così divento l'accompagnatore ufficiale del Ciccio Gentile e, come ho detto, lo accompagno e nei paesi vicini, cioè facente parte del mandamento, e anche fuori del mandamento. Sì, mi scusi un attimo, torniamo un attimo a questo problema. Devo fare, mi perdoni, sì, prego, una precisazione. Dopo pochissimi giorni che sono stato combinato, come ho detto, mi sono state presentate i rappresentanti dei vari comuni del nostro mandamento e ricordo che successivamente sono stato accompagnato, dopo pochi giorni, non più di 10-15 giorni, a Favarella da Michele Greco e sono stato presentato a lui. Mi è stato detto: avrai l'onore di conoscere il capo dei capi. In quella circostanza ho conosciuto anche il fratello di Michele Greco, Salvatore, detto il Senatore. Mi scusi, una breve precisazione. Sì, e allora, visto che abbiamo toccato l'argomento, due soltanto ulteriori chiarimenti su questo. Chi è che la porta a Favarella da Michele Greco e la presenta come evidentemente componente della famiglia di Caccamo? La funzione spettava al capomandamento, a Ciccio Gentile. Ed è Ciccio Gentile appositamente che mi ha presentato a Michele Greco. Sì. Allora, torniamo un attimo a questa situazione che si era creata con Guzzino Diego. Le ha detto si è creato un problema a causa di un fatto, diciamo, personale che lo riguardava. Sì. Ecco, ma questo fatto personale, cioè questa situazione, riguardava lei e Guzzino oppure tutta la famiglia mafiosa e Guzzino? Diciamo, dottore, che c'era per ipotesi, per quello che ricordo, Lorenzino di Gesù che era d'accordo al cugino Diego.
altre persone, diciamo, all'interno della famiglia che il Ciccio Intila aveva intervistato allora. Si erano proclamati contro, però poi c'era chi babbiava, così è detto, cioè davanti a Ciccio Intila facevano un certo ragionamento, poi magari si vedevano con il Guzzina ne facevano un altro ragionamento. Cioè si è creato all'interno della nostra famiglia, cioè un momento di tensione, in modo particolare quando poi lui è andato a convivere con lei, cioè con la sua attuale moglie, e se n'è andato addirittura fuori del nostro paese, se n'è andato a Trabia. Cioè questa, diciamo, tensione si è ulteriormente intensificata, si sono create dei contrasti, in modo particolare poi si sono create dei contrasti tra me, il cugino e il di Gesù Lorenzo. Sempre a causa del problema personale o a causa anche di altro tipo di problemi? Cioè alla base vi era questo discorso, dei discorsi suoi personali con questa sua convivenza, perché in seno a Cosa Nostra non era serio convivere con una persona, cioè vivere con una persona senza essere sposate, cioè appositamente convivere, allora non era ritenuto serio. Cioè tra l'altro bisogna anche dire che i contrasti tra il cugino e il Ciccio Intila, che l'avevano avuto un pochino da sempre, anche con questa scusa si erano un pochino ulteriormente aggravate. C'è un discorso poco bello che abbiamo vissuto in seno alla nostra famiglia. Sì. Senta, lei ha parlato di appuntamenti dell'Intila, ecco, all'interno di Cosa Nostra, quindi diciamo è anche al di fuori del mandamento evidentemente, lei che accompagnava Intila, può dire chi era Intila Francesco? Cioè era un mafioso del mandamento, un capo mandamento così, semplicemente, o era un personaggio che aveva dei contatti di alto livello? Ma come ho detto, la prima cosa che ha fatto, una delle prime cose che ha fatto, mi ha portato da Michele Greco e mi ha a lui presentato. E mi ha presentato, cioè, ad una persona che mi è stato detto che era il capo dei capi, ragione per cui il Michele Ciccio Intila, diciamo che era nelle grazie di Michele Greco, e giustamente Michele Greco aveva in quel periodo la funzione anche di rappresentante provinciale, ragion per cui Ciccio Intila faceva parte della commissione provinciale. Ci sono stati altri contatti con Michele Greco che le ricordi, oltre a questo della presentazione? Diciamo che i contatti con Michele Greco da allora sono diventati sempre frequenti, cioè quasi tutte le volte che io ero disponibile accompagnava a Favarella a Ciccio Intila, e mi ricordo che lui aveva le chiavi del catenaccio, io mi fermavo, lui scendeva, apriva il cancello, successivamente lo chiudeva e ce ne andavamo. Chi è che aveva le chiavi del catenaccio? Ciccio Intila. Sì, ma Michele Greco in quel momento era una persona libera o era una persona ricercata, era latitante? Che nel periodo in cui parlo io era libero. Era libero. Siamo all'inizio fra l'80 e parte dell'81, cioè sì. Questi incontri avvengono fino al giorno che viene ucciso Stefano Bontate. E il giorno, cioè dopo l'omicidio di Bontate, Francesco Intila
mi prega di accompagnarlo a Favarella dopo pochissimi giorni all'omicidio. E quando siamo arrivati là, mi sono fermato dietro il cancello principale e non ci hanno fatto entrare, perché dall'interno della proprietà sono venute due persone armate e ci hanno detto che una volta che il Ciccio Gentile aveva chiesto e lo conoscevano e voleva parlare con Michele Greco, gli è stato risposto che Michele Greco non c'era, che non c'era nessuno, e quindi ce ne siamo tornate indietro. Se ricordo bene, da allora in poi è iniziata anche le sue disavventure, cioè, con la giustizia, se ricordo bene, poi lì, dopo questo preciso momento storico, ci siamo andati più, sempre che ricordo bene. Questa forse è l'ultima volta che ci siamo recati a Favarella a cercare Michele Greco. Poi successivamente, dopo, non ricordo più quanto lui si dà alla latitanza, i nostri incontri, diciamo, avvengono in clandestinità successivamente. Ecco, dove avvengono questi incontri? In che territorio Michele Greco, che allora era il rappresentante della commissione provinciale, trascorre la sua latitanza? Diciamo che buona parte della latitanza Michele Greco la trascorre nel nostro mandamento, in questo preciso momento storico. Tengo ancora una volta a precisare che faceva parte anche il mandamento di Castronovo di Sicilia, e parte, diciamo, di questa sua latitanza l'ha passata in qualche paese che ricadeva nel mandamento di Castronovo prima, e poi, dato che era stato annesso, come ho detto, al mandamento di Carcamo, diciamo, nel nostro mandamento di Carcamo apposta. Anche, oltre, diciamo che buona parte, come ho detto, della latitanza la trascorre nel nostro mandamento, salvo qualche eccezione che meno di un anno in altra zona di altro mandamento dal nostro. Quando era nel suo mandamento, chi è che si occupava di lui, di Greco, di Michele Greco? Diciamo che nel primo periodo se ne occupava il principe Vanni Calvello di San Vincenzo, e lo portava a lui in casa di Ciccio Gentile quando si doveva fare lui degli appuntamenti con persone o delle sue parti o con persone estranee. Successivamente, diciamo che per diversi anni ne ho curato io di persona la sua latitanza. E quando dico di persona ne ho curato, cioè ne cercavo i posti in
cui lui abitava e lo trasportavo quando aveva degli appuntamenti. Mi sembra che sia giusto il termine, cioè ho curato per diversi e diversi anni la sua latitanza. Oh, senta, curare la latitanza significa mettere a disposizione anche case per riunioni, per... Diciamo che in modo particolare all'inizio qualche riunione ristretta la faceva nella casa di campagna del cugino Diego. Dico ristretto perché in quella casa lui spesso ci pernottava per diversi giorni, ma diciamo che uno dei luoghi abituali dove all'inizio, come ho detto, lo portava il principe Vanni Calvello era la casa di campagna di Intile Francesco, sita in territorio di Caccamo, contrada San Rocco. Sia quella sua veniva usata che quella vicina del cognato di lui, Guzzino Antonino, deceduto, anche lui uomo d'onore, e in questo preciso istante mi sto ricordando che quando sono stato combinato una parentesi anche lui era presente, e di tanto in tanto diciamo che anche la casa mia di campagna veniva anche usata per fare appuntamenti con il Michele che Greco aveva con altre persone di fuori. Mi sto ricordando in questo preciso istante che in casa mia, diciamo, di mio papà in campagna, un giorno è stata fatta una riunione dove si sono appositamente riuniti tutti i capi della Sicilia, dove partecipava Catania, che Nitto Santa Paola aveva mandato e delegato un suo fratello, Pitto Madonia, Giuseppe Madonia, in qualità di rappresentante della provincia di Caltanissetta e come uomo influente anche di Enna. Mi ricordo che vi era Colletti della provincia di Agrigento, Brusca Bernardo e altre due o tre persone che mi ricordo. Una di queste c'era il rappresentante anche nella provincia di Trapani. Ricordo che il responsabile di Catania, fratello Benito Santa Paola, era venuto assieme a un'altra persona che poi dopo giorni abbiamo appreso dai giornali che era stato ucciso. Un'altra persona che poi successivamente ha detto incontro dopo 20 giorni, un mese massimo, è stato ucciso, è stato Colletti. Quindi questa riunione la possiamo datare antecedentemente all'omicidio Colletti. Questa riunione ha sancito
il passaggio dei poteri. Di Michele Greco, quale responsabile regionale di Cosa Nostra a Totoria. E a Michele e a Bernardo Provenzano. Poi più in là chiarirò perché ho nominato tutti e due il nome. Diciamo che da quel momento in poi ufficialmente come Cosa Nostra Totorrina si prende la regione nelle mani come Cosa Nostra e diventa il rappresentante regionale di Cosa Nostra. Senta, ma lei era presente a questa riunione? Sì, è stata fatta, come ho detto, in seno alla mia casa situata in campagna. Sì, ma dico, lei era presente all'occasione, ma ha partecipato alla riunione? No, signor procuratore, non ho partecipato, diciamo, perché non avevo le qualità per poter partecipare. Il suo capomandamento chi era? Ciccio Gentile, e poi tutta questa discussione le ho sapute sia da lui e poi un pochino anche da Michele Greco, che poi siamo rimasti soli e si è un pochino commentato su questo discorso. Ho capito. Senta, lei prima ha fatto riferimento a delle riunioni, a degli appuntamenti che Michele Greco faceva, diciamo, nel suo territorio, quindi diciamo in luoghi bene o male che lei controllava e che ha indicato. Lei ha detto con persone sia appuntamenti ristretti, no? Sì. Ecco, quando parla di appuntamenti ristretti, a cosa intende? Quando parlo di appuntamenti ristretti mi intendo riferire a degli appuntamenti che lui aveva con persone, diciamo, in un primo tempo del suo mandamento, fino a quando lui, diciamo, che aveva il mandamento nella mano, e anche successivamente di persone a lui vicine. Ricordo Giuseppe Preste Filippo, Mario Preste Filippo, Lucchi Sergio, cioè altre persone, diverse persone, Renzino Tenerello all'inizio e molte altre persone, diciamo, della sua zona. Oltre sì. A queste si incontrava anche con altre persone di altri posti, spesso si incontrava con Giuseppe Madonia di Vallelunga, con Pippo Calò e poi diciamo che qualche volta all'inizio si recava anche a qualche riunione che avveniva a Palermo. Siamo proprio nell'inizio della sua latitanza, diciamo, poi a Palermo, questo modo di quello che mi è dato sapere quando si è messo nelle mani mie, non ci è andato più. Mi scusi, prego. Quindi diciamo, quando lei fa riferimento, ha parlato di una riunione, diciamo, della commissione a livello regionale, quella in cui, diciamo, c'è il passaggio dei poteri che si svolge a casa sua e partecipa Michele Greco, poi ha parlato di appuntamenti, riunioni ristretti con persone che, se ho capito bene, fanno tutte parte di Cosa Nostra, sono intranee all'organizzazione, no? Sono parte integrante di Cosa Nostra. Perfetto. Lei poi ha fatto riferimento, mi scusi signor Giuffrè, a delle riunioni, contatti, appuntamenti, lei ha detto con persone estranee. Ho capito bene? Ha capito benissimo. Sì. Vuole dire chi sono le persone strane che Michele Greco ha incontrato quando era latitante? Una di queste
era Nino Salvo e un'altra era il fratello, penso se ricordo bene, di Giovanni Gioia. Chi sono Nino Salvo e Giovanni Gioia? Giovanni Gioia e Nino Salvo sono delle persone, Salvo sono delle persone molto influenti, che sono i gestori assieme ad Ignazio Salvo delle sartorie siciliane originarie di Salerno, se ricordo bene. E con questi Nino Salvo spesso e volentieri si incontrava, e questi incontri avvenivano quasi sempre nella casa di Ciccio Gentile in campagna. Cioè, che succedeva per questi incontri? Perché dico, queste persone erano persone allora libere, diciamo, a quell'epoca erano persone conosciute. Come avvenivano questi incontri con Michele Greco latitante? Gli appuntamenti se li faceva lui tramite i suoi canali. Allora, in modo particolare, veniva portato, come ho detto, siamo all'inizio della sua latitanza, signor procuratore, veniva portato dal principe di San Vincenzo, e lui ci mandava a dire a Ciccio Gentile che quel giorno aveva del bisogno per farsi l'appuntamento, e noi ci facevamo trovare sempre sul posto, ed io, diciamo, che in quasi tutti i suoi appuntamenti ero quasi sempre presente. Sì, ma Salvo, Gioia, come arrivavano? E arrivavano per i fatti propri, cioè noi nei discorsi con Don Salvo e con Gioia non c'entriamo, cioè li faceva accompagnare persone di sua fiducia. Non ricordo se c'era addirittura Galati, quello che poi è stato ucciso, che forse di tanto in tanto accompagnava qualcuno di questi. E li portavano dove? In casa di Ciccio Gentile, in campagna, e si facevano appositamente i loro appuntamenti tra il Michele Greco e il Salvo o il Gioia. Lei era presente in queste occasioni? E diciamo che come non partecipavo, perché erano discorsi ristretti che lui faceva con queste persone. E successivamente ci dava magari la confidenza e ci diceva sia a me che a Ciccio Gentile che si doveva lui muovere nell'interesse di Cosa Nostra, e siccome questi avevano, cioè quando dico questi intendo dire a conferma di Nino Salvo e di Gioia, appositamente, che questi avevano dei contatti molto influenti su Roma, e che lui, il Michele Greco, pregava appositamente questi due interlocutori di intervenire in alto luogo per cercare di limitare e di aiutare sia lui che i danni, di limitare i danni che si cominciavano a vedere all'orizzonte per Cosa Nostra. Danni di che tipo? Danni causati dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. Ricordiamo che siamo
nella prima metà dell'80, dove già c'è le forze dell'ordine e una guerra in corso tra la mafia. Senta, la parola che lei ha usato, contatti romani, sì, è un termine suo che ci riferisce oggi o è un termine che lei ha preso a sua volta? Io non mi permetterei di usare un discorso mio se non fosse sicuro che è stato detto da loro. Mi sono spiegato? Sì, perfettamente. Quando dice loro, chi sono? Come ho detto, è stato un discorso che poi confidenzialmente, dato che Michele Greco era ospite nostro, lui ci confidava e che si prodigava appositamente per cercare aiuti e in modo personale, perché lui, come ho detto, era latitante, e poi erano altre tante persone che erano latitanti, cioè cercare aiuto in alto luogo a Roma. Senta, sempre con Intile, lei ha conosciuto altri capi di Cosa Nostra, altri personaggi di spicco in quegli anni? Vi ho parlato di Michele Greco, poi? Successivamente conosco Bernardo Provenzano, successivamente conosco Totorina. E allora parliamo di Bernardo Provenzano, com'è che lo conosce, chi la porta da lui e per quale motivo? Faccio una breve premessa sul discorso di Provenzano. Siamo agli inizi dell'81, dopo che ha l'uccisione di Pontape e di Inserillo, cioè siamo agli albori dello scoppio della guerra di mafia. Un giorno uno dei punti di riferimento principale di Cicentile era Bagheria, e allora gli uomini di punta erano Mino Gargano e Leonardo Greco. Ricordo che un giorno lo hanno mandato a chiamare il punto di riferimento di loro era sia di Gargano sia di Greco, il deposito del ferro a Bagheria situato ai bordi limitrofo all'autostrada Palermo-Catania. E quando siamo arrivati là c'erano diverse altre persone. Con chi è lei? Io accompagnavo Ciccio Intile. Sì. Quando siamo arrivati ci hanno fatto entrare, non mi ricordo se c'era un ufficio, là c'erano altre persone, una decina di persone, e diciamo che ha preso la parola Leonardo Greco e ha detto che era iniziata la scalata al potere da parte dei Corleonesi
e che lui e la sua famiglia in linea di massima avevano fatto una scelta ben precisa. Bernardo Provenzano. Quindi consigliavano, era sottinteso, di schierarsi i vari mandamenti con Bernardo Provenzano, cosa che da parte del mio capomandamento è avvenuta. E si è schierato ufficialmente e pubblicamente con i Corleonesi. Dopo questo incontro avvengono degli incontri con il Provenzano tra Ciccio Gentile e il Provenzano, ed è proprio all'inizio di questo periodo che, dopo, come ho detto, l'uccisione di Gigino Pizzuto da parte di questi, viene annesso, viene pregato il Ciccio Gentile di badare a questo mandamento di Castronuovo di Sicilia. Da questo minuto in poi, diciamo, dopo questo incontro che avviene a Bagheria, i rapporti fra il Provenzano e il Ciccio Gentile si saldano e continueranno fino per sempre, diciamo. Ecco, ma lei come, mi scusi, lei lo ha conosciuto in occasione di uno di questi incontri che Gentile aveva con Provenzano a Bagheria o in un'altra occasione? Dico lei personalmente, lei è Giuffre. Sì, io in una successiva di queste di questi incontri tra il Provenzano e il Ciccio Gentile mi è stato presentato il Provenzano appositamente. Non mi ricordo di preciso se questo sia avvenuto a Bagheria o sia avvenuto a Palermo direttamente, perché se ricordo bene, all'inizio proprio in cui il Provenzano si cominciò a muovere, diciamo, per scalare a Semarrine e agli altri alleati il potere di Cosa Nostra, se ricordo bene, uno dei primissimi appuntamenti è avvenuto presso l'uditore e, se ricordo bene, presso un cantiere edile. Quando questo, dice l'uditore, dov'è? Come una borgata, mi sembra che sia a Palermo. A Palermo, sì. Se. Successivamente, diciamo che saltuariamente fa anche delle cappatine al deposito del ferro in Bagheria, e poi questo diventerà, diciamo, la sua roccaforte, cioè il posto dove lui farà tutte o buona parte dei suoi appuntamenti, il Provenzano appositamente di cui parlo. E non c'è quasi settimana che io non accompagni il Ciccio Gentile in questo posto e per questi appuntamenti. Ricordo. Quindi lei come viene presentato a Provenzano e da chi? Io vengo presentato al Provenzano da Ciccio Gentile. Che era ancora libero, quindi? Sì, siamo all'inizio appositamente dell'81, subito dopo penso l'uccisione di Stefano Bontà, cioè all'inizio proprio della guerra. Non mi ricordo onestamente se anche prima della guerra ci sia stata qualche occasione in cui ho conosciuto tramite Gentile il Provenzano, questo non mi ricordo.
ricordo benissimo che tutte le volte, cioè, che ci recavamo a Bagheria al ferro di mattina, cioè c'era il Provenzano. Ricordo altresì che questo deposito di ferro, come ho detto, è stato uno dei posti più importanti in cui il Provenzano faceva i suoi appuntamenti. E diciamo che è stato anche un posto dove venivano sterminati gli avversari del lato corleonese. Cioè, in questo posto venivano dati appuntamenti anche a quelle persone che non erano più ritenute affidabili. E una volta che arrivavano lì, non facevano più ritorno a casa, venivano uccise. Quindi questo posto aveva una duplice funzione. Una era come un campo di sterminio, uno dei campi di sterminio di Cosa Nostra, in modo particolare del Provenzano. Secondo, come posto dei suoi appuntamenti con le persone più vicine. Nella disponibilità di chi era questo deposito del ferro? Chi lo aveva? Leonardo Greco. E non so se era anche socio Nino Gargano, poi c'era un'altra persona, ci dicevano un ragioniere, non so se erano socio o meno. Senta, sempre con Intile, lei ha avuto appuntamenti, quindi abbiamo detto Michele Greco, Provenzano, ha conosciuto altri personaggi? Successivamente ho conosciuto Totò Riina, sempre in questo periodo. E un giorno accompagno Ciccio Intile e mi dice che dobbiamo fermarci a Bagheria, che dobbiamo prendere a Giovanni. Mi fermo a Bagheria e, se ricordo bene, appositamente nel ferro, sempre nel deposito del ferro, ci prendiamo a Giovanni Scaduto, allora capomandamento di Bagheria, genero di Salvatore Greco, il senatore. E ci siamo recate Scaduto, se ricordo bene, mi insegnava la strada, mi ha portato, lui era assieme, se ricordo bene, nella mia macchina. Ci siamo addentrati nel territorio di San Giuseppe Iato e poi in una masseria, ricordo che c'era un cortile, siamo entrati là e successivamente siamo entrati dentro il fabbricato, e in quella circostanza mi viene presentato il Totò Riina. C'era un appuntamento, una riunione con diversi capimandamenti della provincia di Palermo. Appositamente c'era Ciccio Intile, Giovanni Scaduto ed altre persone che non mi ricordo. Sì, tutti questi fatti accadono, questi che ha riferito finora, in un momento in cui lei è semplice affiliato della famiglia mafiosa di Caccamo, giusto? Sì. Ecco,
quali sono gli eventi che cambiano la sua condizione di affiliato, cioè per diventare, diciamo, per fare un passo avanti nella gerarchia mafiosa? In questa circostanza, diciamo, di accompagnatore di Ciccio Gentile, conosco un pochino quasi tutti i capomandamenti della provincia di Palermo. E Giuseppe Farinella, notorio processuale, molte rappresentanti anche di altri mandamenti, come ho detto avevo anche conosciuto Bernardo Brusca e altre, se ricordo bene, nei Geraci di Partenico ed altre personalità di altissimo spessore di allora. La situazione cambia dopo l'arresto di Ciccio Gentile. Non ricordo se sia avvenuto questo 84, ma grosso modo questo dovrebbe essere il periodo. Ma cioè, l'arresto di Ciccio Gentile per la scomparsa, se ricordo bene, di Mariano Marsala di Vicari, siamo 83-84. In questo preciso momento succede un fatto un pochino poco spiegabile, diciamo, perché come ho detto il cugino Diego era un pochino stato accantonato ed io ero stato la persona che portavo a Ciccio Gentile in giro. In questo, dopo l'arresto, riceve da parte di Ciccio Gentile, riceve incarico cugino Diego di muoversi per conto del mandamento. E siccome io ero un po' addentrato e nelle conoscenze e nei posti, diciamo che ora accompagnavo a lui in alcuni appuntamenti che lo stesso faceva con persone di fuori, e in modo particolare ricordo che ha fatto degli appuntamenti anche con il Provenzano e che io non partecipavo a questi incontri, cioè restavo fuori. Mi scusi un attimo se la interrompo, soltanto due precisazioni, sennò poi non si comprende bene la prosecuzione. Lei ha detto viene incaricato cugino Diego, Gentile Francesco è detenuto a questo punto, di muoversi nell'ambito del mandamento per il mandamento. Da chi viene incaricato? Cioè chi è che dà l'input affinché il cugino Diego in libertà si muova per il mandamento? Da parte del suo cognato, cioè Ciccio Gentile. Quindi arriva dal carcere l'ordine. Ma forse se ricordo bene Ciccio Gentile viene portato alla caserma di Termini Imerese dopo la cancia, perché era stato accompagnato dal maresciallo che c'era alla stazione di Caccamo, e mentre che lui era lì, lui è entrato dentro la caserma e in questa circostanza, diciamo, che gli ha detto di muoversi, di interessarsi, diciamo, per il mandamento, per portare avanti il mandamento. Sì, chi è che è entrato nella caserma? Cugino Diego. Cugino Diego. Senta, ecco, può spiegare meglio, perché forse non l'ho capito io, come avviene questo recupero? Cioè lei aveva detto che cugino Diego, a seguito di una vicenda, insomma, personale, c'era una situazione un po' particolare, praticamente era stato un po' accantonato. Ecco, com'è che viene ripescato? Perché? Come ho detto, c'è un pochino di contraddizione di fondo in tutto questo discorso,
perché in un primo tempo, e poi diciamo, cioè in un primo tempo succede quello che io ho detto, cioè questo suo accantonamento. Successivamente diciamo c'è questa contraddizione di fondo, penso sbagliando, e non è un mio pensiero di oggi, ma era un pensiero di allora della componente diciamo della nostra famiglia. Per non di meno, noi abbiamo tutti ubbidito, meno cioè più che mai io, e da quel momento in poi ci ho accompagnato o al cugino dove mi diceva, però i miei rapporti, come ho detto, erano molto freddi, e addirittura in questa circostanza, dato che non c'era il Ciccio Intile, come facilmente ben capito, diciamo che erano molto molto tesi, perché lui si comportava in un modo poco corretto nei miei confronti, cioè cercando di vendicarsi un pochino della mia mala parte, se così si può dire, ma io penso di non centrare niente in questo discorso, ma era suo cognato. Tutto questo avviene fino... Quindi diciamo, mi scusi, cioè quella che lei chiama la contraddizione non ha una spiegazione, ma è semplicemente l'esecuzione di un ordine dal carcere, dall'Intile. È una questione, diciamo, una contraddizione familiare. Si dimentica Ciccio Intile che suo cognato, cugino Diego, diciamo, più che un uomo d'onore è il suo cognato, cioè un fratello di sua moglie. Questa sua debolezza, diciamo, lo fa andare in contraddizione, e ha ricevuto delle critiche un pochino da tutte, perché in un primo tempo si era comportato in una determinata maniera, successivamente quando poi stava o è finito in galera si è comportato in maniera diversa. Scusi, un pochino contraddittorio. Signor Giuffre, un attimo. Prego, scusi il pubblico mistero. Se ho capito bene, il cugino andò a fare visita all'Intile mentre era stato arrestato. Era in uno stato di fermo, signor Presidente, non era, cioè proprio nel momento in cui è sceso dalla macchina, cioè non era ancora, non c'era stato notificato né un mandato di cattura né niente. E io sono rimasto fuori, e se ricordo bene, il cugino, cioè, l'ho andato a salutare, e poi decisamente quando è uscito dice lo arresteranno, lo hanno arrestato. E il discorso. Quindi fu un contatto veloce, capito? Sì, perfetto. Un contatto dove precedente, in questo contatto, signor Presidente, ha avuto il tempo di dire di muoversi lui. Tanto è vero che quando lui è uscito mi ha detto, dice, sai, dice, mi ha detto che ora mi devo muovere io. Ma contenti voi, contenti tutti, non ho posto la minima. Prego. Allora, spiegato questo, stavamo parlando diciamo della... Poi tengo a precisare una cosa, mi perdone signor pubblico ministero, signor dottore, cioè poi se ricordo bene quasi tutte le settimane il cugino o lui o suo padre o suo fratello andavano a colloquiare con Intile Francesco, anche questo diciamo che faceva parte, agevolava diciamo un pochino questo discorso contraddittorio che io ho detto, in modo che si scambiassero i pareri su come andare e portare avanti il discorso del mandamento. Ho capito. Quanto dura questa sorta di reggenza di cugino Diego? Dottore, di preciso non me lo ricordo. Dura circa un anno e mezzo, cioè fino, e c'è una data ben precisa, fino al suo arresto. Cioè poi successivamente anche lui è stato arrestato. Perfetto. Da quel momento in poi, cioè dopo... Viene arrestato cugino Diego? Sì, sì. Anche lui è stato arrestato. E da quel momento abbiamo un periodo di stasi. Successivamente Ciccio Intile, tramite il suocero o il cognato che andavano a fare
e il colloquio, cioè, mi ha mandato a dire, se ricordo bene, che mi pregava ora di interessarmi io a portare avanti il mandamento e di mettermi in contatto con il Provenzano direttamente io, cosa che ho fatto. Ecco, può spiegare che cosa è successo e come ha fatto? È successo che nel momento in cui io ricevo il via da Intile Francesco, mi reco a Bagheria e prego o a Nino Gargano o a, non mi ricordo se Leonardo Greco era ancora libero, è stato arrestato, che avevo di bisogno di un appuntamento con il Provenzano, un appuntamento che mi è stato fatto, e nel momento in cui mi incontro con lui, con il Provenzano, gli dico quello che mi ha mandato a dire l'Intile. Il Provenzano è stato ben contento di questo, perché, come ho detto, ci conoscevamo da diverso tempo e avevamo degli ottimi rapporti. Successivamente a questo, riunisco la mia famiglia, metto all'occorrente di quello che manda a dire il rappresentante della mia famiglia appositamente, e ne chiedo anche l'autorizzazione, e il consenso a muovermi per conto della mia famiglia di Carcano, per conto del mandamento anche alla mia famiglia, autorizzazione che ricevo. E da quel minuto in poi, diciamo che divento il punto di riferimento del mio mandamento con un Provenzano. Mi scusi se soltanto due chiarimenti, poi proseguiamo nel suo racconto. Perché lei se ne va dal Provenzano? Cioè, lei già sapeva a quel momento che rappresentante regionale era Rina. Perché lei se ne va dal Provenzano? Perché, come ho detto all'inizio, quando in un primo tempo ho parlato di Rina e poi ho parlato Rina e Provenzano, il motivo appositamente era questo, che anche il Rina, il Provenzano ha preso parte attiva alla scalata dei Corleonesi, cioè si sono un pochino divisi i compiti, cioè il Provenzano ha ricevuto delega da parte di Rina ad occuparsi di alcune fasce di territorio, di mandamenti e di Sicilia, in modo particolare io e anche alcune province della Sicilia, uno dei più importanti, Caltanissetta. Ragion per cui sapevamo già da quel discorso che Leonardo Greco ha fatto all'inizio, che con Bernardo Provenzano si instaurava un rapporto, lui stava restaurando e consigliava di instaurare un rapporto di fedele amicizia con il Provenzano, come vede, ne è una dimostrazione pratica di questo discorso. Cioè, non c'erano completamente problemi, il Provenzano, diciamo, che aveva carta bianca su alcune territori
perché ne aveva ricevuta delega, anche se lo informava sempre, diciamo, di quello che faceva, il Provenzano informava sempre il Rina. Quali erano questi territori, diciamo così, delegati al Provenzano, sul quale il Provenzano esercitava un potere particolare? Diciamo quelle persone che in un certo qual modo erano legate a Bagheria o altre persone vicine al Provenzano. Tra queste ricordo che c'era anche in un primo tempo Farinella Giuseppe, che poi però questo rapporto tra i due si è un pochino raffreddato e allentato. E tra queste, diciamo, un pochino la parte est della Sicilia, diciamo, appositamente la zona di Caccamo, la zona delle Madonie, la zona di Caltanissetta. Quindi questi erano territori sui quali Provenzano, diciamo, contava di più. Sì, perfetto, aveva un'influenza da diverso tempo con le sue conoscenze, con le sue amicizie. E che poi parte di queste le troviamo fino a ieri. Certamente. Senta, ma fin qui praticamente lei riceve, diciamo, questo incarico dall'Intile, questo incarico trova una sua conferma, diciamo, in quella riunione di cui lei ha fatto riferimento, lei riunisce la famiglia e poi un input nel Provenzano. Ma fin qui, diciamo, c'è o non c'è ancora un'investitura formale della sua posizione, diciamo, di punto di riferimento, di capomandamento? Non c'è. E non ci può essere. Perché non ci può essere ancora? Come ho detto, ufficialmente il rappresentante provinciale è Rina Salvatore. Ragion per cui se io non ricevo da questi e dalla commissione l'investitura, io non posso diventare capomandamento.